siamo al Teatro Tirso, dove dal 20 di gennaio fino al 7 di febbraio è in scena Il Marchesino del Grillo. Cioè, subito c'è da dire che questo chiaramente è un sequel, perché si sono appena spente le luci al Teatro Sistina con Il Marchese del Grillo con Enrico Montesano, e adesso imperversa chiaramente Il Marchesino del Grillo. Ecco, e abbiamo il protagonista qui, che è Pietro Romano, il Marchesino in persona. Ecco, raccontaci di questo sequel, oddio, quel dir si voglia, appunto, seguito. Sì, seguito. È un gioco di fantasia, ovviamente. Partiamo dall'idea del film, come se il film fosse storia reale. Sappiamo benissimo che Il Marchese del Grillo è realmente esistito, ma nel 700. Al 700, il film è ambientato nel 1809 e la storia invece del Marchesino del Grillo è ambientata nel 1839, 30 anni dopo. Che succede? Potrebbe esserci questo erede, evidentemente. Forse sì, forse no. Beh, insomma, la faccia, vabbè, diciamo che la dice tutta. Anche, come vedete qui, gli oggetti che contrastanti tra loro indicano un'idea. Credo che sia una bella favola, assolutamente divertente. Per tutta la famiglia, come dice Pietro. Ci tengo sempre a dirlo. Appunto, ci riallacciamo alla storia del film. Abbiamo dei richiami, c'è una sorta di cordone ombelicale che trascina i personaggi anche nella nostra storia. Quindi i figli di... Abbiamo la figlia di Camilla, la sorella del Marchese, c'è questo problema con gli effluvi dalla cavità orale. Abbiamo il figlio di Genuflessa, la cugina del Marchese, sognava queste notti folli con lui, poi alla fine ci riesce, ma va col carbonaro, lei non lo sa, ma va col carbonaro. E delle sorprese qua e là che vanno a dipanarsi durante il racconto della storia. È una, posso dire, si avvicina ad essere una commedia musicale. Non lo è proprio a tutti gli effetti, perché lo spazio è un pochino più contenuto, però ecco, insomma, piano piano, le musiche sono del maestro Simone Zucca, i testi delle canzoni sono scritte da Loredana Corrao, che è anche l'aiuto regia in questo spettacolo. È una commedia per tutta la famiglia, l'abbiamo detto, si ride, si riflette, si parla anche d'amore, ci sono i sentimenti, c'è tutto, ecco, tutto quello che ho pensato sia bello poter raccontare. E che dire, con me ci sono degli straordinari attori, ecco qui Sara Dami, Pier Bresolin, vi li faccio proprio leggere, ecco Valentino Panelli, Matteo Montalto, Valeria Palmacci, Claudia Tosoni, Marco Paolo Tucci e Luigi Tani. La regia l'abbiamo detto, la produzione è di Achille Mellini. Il teatro Tirso de Molina, dal 20 di gennaio al 7 di febbraio, io vi aspetto tutti, venite tutti, per esempio le pomeridiane, appunto, vengono i nonni con i nipotini. Ecco, e quindi quello di solito è il pubblico che gradisco maggiormente, perché è quello che partecipa, nel senso a volte parlano pure, però... A me fa piacere, devo dire sì, perché il teatro è interazione, per cui venite numerosi, ecco, vi aspetto a braccia aperte. Ecco, però quest'anno chiaramente non finisci qui, perché poi a maggio poi chiuderai la stagione con un altro spettacolo. Esattamente, ecco. Dal 4 di maggio, se non sbaglio, sarò di nuovo qui al Teatro Tirso de Molina con un one man show dal titolo Mi presento, sono Romano. Che dire? Sì, ballicchi, canti. Ballicchio, canticchio, mimuovicchio, racconticchio, qualche storellicchia. Insomma, sarà un modo per vi accolgo in casa, come quando dice venite nel salotto, ecco, il palcoscenico si trasformerà nel salotto di casa mia. Ecco, a proposito del salotto, chiaramente il Marchese del Grillo amava uscire la notte, passeggiare per le vie di Roma, e quindi vedeva questa Roma dell'Ottocento. Adesso, se rivivesse questo Marchese del Grillo, o che anche il Marchesino vedesse tutta questa, diciamo, zozzeria che c'è in giro, che cosa direbbe? Ti dico un francesismo. Sì.
Iabiere ben corpo, proprio un corpo, rimarrebbe un po' male. Se dovesse fare uno scherzo dice va pulisco io, ma per una volta sola, azzozzi, questo farebbe. Perché bene. Comunque sia, credo, se fosse anche tuttora in vita o se fosse un suo successore o quant'altro, credo sarebbe molto attento al bene di questa città. Certo, perché è una città unica, è un salotto, quindi tocca come il salotto di casa nostra. Non ce n'è come questo, non ce n'è, è inutile che andiamo a Roma, è Roma, è la città più bella del mondo. Allora, ridiamo ai romani, però... Damose da fare, come disse Papa il Paolo Vitila. Allora, ridiamo gli appuntamenti al nostro pubblico di Visum TV. Sì, gli appuntamenti sono dal 20 di gennaio con il Marchesino del Grillo fino al 7 di febbraio e poi, qualora lo vogliate, vi aspetto a maggio, dal 4 maggio con Mi presento, sono romano. Vorrei che vi sentiste liberi di partecipare, sappiate che se non venite porta male. Io pure mi corca. Ecco, allora... Pietro Romano, il Marchesino del Grillo, Giancarlo Leone, Visum TV.